Ultimi giorni prima della presentazione ufficiale delle liste elettorali per le amministrative 2022. Alle urne si andrà domenica 12 giugno, ma le compagini dovranno essere rese note entro le ore 12 di sabato 14 maggio. Tra i comuni chiamati al voto c'è Gesualdo, dopo la caduta dell'amministrazione che faceva capo al notaio Edgardo Pesiri. Due le squadre che dovrebbero contendersi la guida del comune ufitano: da una parte l'ex sindaco Domenico Forgione, appoggiato dai dimissionari Bianco di Foggia già e D'Onofrio, dall'altra Rocchino Flammia, che invece ha dalla sua i già assessori Andrea Petruzzo e Ida D'Onofrio. Ma c'è chi tra i cittadini gesualdini aveva chiesto a gran voce che si procedesse con una lista unica. È il caso del dottor Giovanni Savignano, già consigliere comunale, che ai nostri microfoni ha spiegato il perché di quell'appello lanciato sui social. E questa mia proposta appunto non è stata accettata, però bisogna guardare avanti, perché l'esperienza insegna che la democrazia insegna che la maggioranza ha sempre ragione. Tuttavia non bisogna permettere a nessuno di rubare il futuro ai cittadini di un paese, qualunque esso sia, nel caso Gesualdo, che vanta antiche tradizioni e tante potenzialità. Per quanto riguarda la scelta elettorale, io credo, vorrei fare un appello al senso civico delle persone, che dovrebbero rendersi conto del potere del voto e affidarlo a chi ritengono abbia le migliori capacità. Una volta si diceva il meno peggio, io direi le migliori capacità per poter portare avanti l'unione, della comunità, perché è bello sentirsi a casa vivendo in un piccolo paese. Occorre recuperare il senso dell'umanità, il senso della coesione sociale, dei rapporti interpersonali, rendersi conto che un paese anche di questa zona dell'Irpinia ha tante potenzialità e potrebbe essere sfruttato nel modo migliore. Quindi credo che i cittadini, il famoso voto di opinione, che è svincolato dai rapporti a volte di parentele, di amicizia, eccetera, debba emergere il senso del voto di opinione, che potrebbe dare un impulso migliore alla scelta della nuova amministrazione. Lei è già scelto da che parte stare? Ma che sono tutte persone che io conosco molto bene, che da un certo punto di vista sono tutti amici, persone che io conosco, quindi non ho nulla da discriminare, però credo che battendo il futuro conviene fare una scelta che vada contro atteggiamenti un po' reazionari, atteggiamenti che denotano conservatorismo che senza senso. Credo che il voto debba essere, purtroppo mi dispiace dirlo, orientato verso il meno peggio, e quindi il meno peggio non è il meglio, è il meglio di fronte al peggio, ma certamente il cittadino dovrebbe saper scegliere anche nelle preferenze, oltre che nel voto di lista. E quindi mi auguro che prevalga la visione del futuro. Ecco, non facciamoci rubare il futuro.